bell'allarme. Allora, si è fatto di nuovo giorno, è un nuovo giorno. Comunque è buono perché possiamo raccogliere praticamente equipaggiamento infinito. Almeno questo. Possiamo raccogliere proprio in quantità indicibili. Almeno una buona cosa, una buonissima cosa. Marca puttana, dimenticate questi minchioni. Senti come se la ridono. Mancato. Ora l'ho preso. Porca puttana. Mica, veramente, io lo odio quando lo manco proprio. Soffio. Ok. Ecco qua. Perché sono viola, verdi, cioè? Eh no, mica stavo pensando là. Guardami, mi tocca di nuovo l'avversario infinito con... infinito, cioè. Con la vita infinita. Come quell'altro che mi era capitato, porca puttana. Ci ho sprecato tutte le munizioni per venirne a capo. Non è servito a niente. Vabbè, però, eh. Ok. Tu dovete stare fermi e fare un bel sorri... Merda. Cavoltana! Qua c'è una radiazione però, mi ricordo. Dove cazzo è andato l'altro? Ah, eccolo. Ma guarda, ce n'è altri pure. Dai, rimani... Mica proprio, ragazzo! Cioè, lo punto rimane... Vabbè, aspetta, forse lo becco da qua. Ale! Mazel tov. Sì, qua mi serve la mascherina. Che poi i livelli alti di radiazione ti fanno anche danni. Ho capito che sono alti i livelli di radiazione. Non c'è bisogno che prenda il rilevatore, lo sento. Rumore di merda che fa, però... Sono anche rifornimenti. Tranne qua. Ah no, aspetta. Sto bastardo, vedi? Calma. Ci vuole calma. È sangue freddo. Calma. Questo non ce l'aveva l'arma. Aveva capito, mi allontano. Sto già subendo danni. Basta. Va, finito. Sentiamo aria pulita. Andatevene a fanculo. Bene, ora. Tornando a noi, qui ci sono i banditini, ci sono, perché li sentivo ridere e sghignazzare. Poi mi devo curare prima. Ok. Secondo me un'antiradiazione lo devono inserire, tipo, per consentirti di gironzolare in certe zone. Cioè, vabbè, te lo do nel finale, però. Senti come ridono. Se non c'è la barca, gli idioti iniziano a correre in giro. Mentre con la barca basta aspettare che salgano e poi si può far scattare la trappola. Merda! Tanto non gli ha fatto nulla. Ci stanno distruggendo! Andiamo di qui mentre siamo ancora in tempo! Mentre siamo ancora in tempo. Porca puttana la mira! Dai! Dio ti prego, fa che rimanga lì fermo ancora un pochettino. Cioè, guarda la mira, che schifo. Oh! Bravo! Arrenditi. Sapete cosa potevano fare anche tra le altre cose? Tipo... far fingere al nemico che tipo si arrendeva. Invece non si arrendeva. E ti sparava, tipo. Fingeva di arrendere, stava abbassando l'arma, poi la rialzava e ti sparava. Tipo, così così. Sarebbe stato figo. Plot twist. Anche se ciò probabilmente avrebbe fatto sì che i giocatori gli sparassero a prescindere, anche se si arrendeva davvero. Cioè, per non rischiare. Caccia loca.
armi di buco che avete. Dove cazzo era? Ah, eccolo. Cioè. Cioè. Inutile aggiungere una parola, no? Guarda, dai! Finalmente. Minchia, come è rimasto, che figo. Cazzo, è figo come è rimasto. Plink. È tornato, è caduto all'indietro lentamente. Ah. Sto ripulendo la feccia di questo posto di merda. Credo siano arrivati i mostricini. Eccoli, infatti. Aspetta, perché qua... Dark! Dark! Aspetta, vai giù! Devi portare pazienza, ma io ho una mira da buco. Cioè, guarda, a questa distanza lo manco! Caccia! Fa un movimento proprio leggerissimo, lo manchi! Oh, mica! Ma che poi subisco danni anche se... cioè, se lo colpisco. Oh. Peccato che non ci posso ottenere nulla da loro. Cioè, inutili fino alla fine, eh. Fino all'ultimo respiro sono inutili. Sti dementi. Bene. Il benzinaio è ripulito al 100%, signori e signori. Ma vi immaginate, porca puttana, cenare con questi bei gamberoni? Mancato, ovviamente. Il primo colpo non è che... cioè, io non è che lo manco apposta, cioè... in realtà è così. Io sparo, lo manco. No, dai. Lo manco apposta, in realtà. È un colpo di avvertimento, tipo, non rompermi i coglioni. Guarda, ti ho sotto tiro, ti ho mancato perché... non perché la mia mira fa cagare. Comunque, kit. Puglia... ma dai, guarda l'arma quanto è sporca. Siccome l'arma, cioè, si sporca... cioè, a prescindere se la usi. Io pensavo si sporcasse solo ed esclusivamente se, che so, ti buttavi nel fango. Che cacchio ne so. Il gamberone è a spasso, mi sa. Ehi là, gamberone, guardalo. A spasso. Guarda come se la svigna, però. A volte intuito il pericolo. Cazzo, lo ripulisco tutto. Tutto questo fiume lo ripulisco. Ci fosse un trofeo del tipo elimina tutti i gamberi, guarda. Lo farei. Porca puttana se lo farei. Oddio. Merda, qua si ricomincia con la barchetta. L'odio. Allora, lì tanto era bloccato perché ci dobbiamo andare nella storia. Però potrei andare da quel lato. E ci andrò. Ma tanto mi attaccano quelle merda, guarda. Dai, più veloce. Eccoli, che arrivano. Ti schizzano le loro feci. Ti schizzano, pezzi di merda. Bastardoni. Però qui si tocchi. Ok, qua. Non mi sbaglio, c'era il bar qua. Il bar degli ubriaconi. Dobbiamo raggranellare quante più azioni negative possibili. Avrebbe fatto anche comodo, diciamo, vedere una panoramica delle azioni buone e cattive che avevi svolto. Se almeno ti rendevi conto che finale potevi incorrere. Se ci fosse stato un prete del tipo vai a confessarti, confessi di aver ucciso tutti i banditi in questa zona, tutti i civili e cose così, li ho confessi e ti fa 3-4 Padre Nostro e via. Perdonato e ottieni comunque il finale buono. Oh, finalmente. Gli audio veramente durano un botto. Vabbè, audio, conversazioni. Cioè, durano un botto, porca puttana. Talmente tanto che non ci credi. Anche perché non sono abituato a conversazioni così lunghe. Audio così lunghi. Minchia. Sembra davvero un'eternità. Oddio, ma dovrei provare a salire qua sopra. Ci sono riuscito a culo proprio. Ecco, infatti, porca troia, la zia. Dai, minca, mi rigoditi! Oh, ce l'ho fatta.
Non ci credo! Dio, guarda! Oh, ce l'ho fatta. Dio del cielo. Che poi, hai capito, ce l'ho fatta per cosa? Due stronzate in croce, veramente. Finito. Basta, non c'è altro. Che stress, cazzo. Ok, allora, qua vicino. Precisamente qua. C'è shit. E dovrebbe esserci anche dei cretini. In realtà. Che bello. Scendiamo, non si sa mai. Non so se la fiamma rimane accesa una volta che l'accendo. Cioè, è accesa e via. Non lo so. Porca puttana, là col bestione alato. Alalalato. Dov'è? Oh, merda! No, non mi rompi i coglioni. Minchia, mi sono distratto un attimo. Madonna. Quando t'ha puntato, Peccato, coglione. Non ti piace, eh? Sa quanti colpi di magnum vuole? Quando rallenta tocca a beccarlo bene. Aspetta, mica. Che strano come cazzo si muove, però. Affanculo alla mira! Affanculo a te! Non puoi fermarti a mezz'aria e farti sparare. Ah! Che cazzo è finito? Eccolo. Sai che ci ha rinunciato? Mannaggia, ci ho rinunciato. Peccato. Non posso... Madonna, cioè... Raga. con i piedini fuori. Ancora, è tornato? Alla ribalta? Ah, Gesù! Mica, mi stavo per prendere? Il fatto che stia volando basso mi fa pensare che forse... L'ho danneggiato. Sì, guardalo, guarda le scelte. Aspetta un attimo. Ce l'ho preso anche. E dai, non lo prendo, porca puttana. Non ci credo. Che pirla. Sentite. Ma come diavolo? Vabbè, c'era da dire che lo uccidevo col fucile a pompa, sto stronzo, però. È un peccato, cazzo. Guarda che faccia di merda. Cioè, guardalo. Cazzo. Che figo, vero? Ha fatto bene. Sarebbe stato figo, che sapete cosa? Poterci prendere un trofeo da questi stronzetti. Qualcosa, capito? Qualcosa di, da loro. E poi lo rivendi, tipo. Che ne so. Ci fa equipaggiamento. Che ne so. Sarebbe stato figo avere le ali così per volare. Ok, allora. Io direi che possiamo passare di qui, salire le scale. Visto che l'abbiamo eliminato. Cioè. Possiamo passare da qui. Non mi ricordo se c'era qualcuno. Mi viene da pensare di sì, però. Oh, merda, un'altra di queste qui. Vabbè, questo l'avevamo già sentito. Ve l'avevo già fatta sentire questa, quindi me la posso sfangare. Scendi. Qua là non c'è nulla. Lì, ok, si deve salire lì sopra. Si se boffa. Addirittura. Questi eventi atmosferici me li ero persi. Quelli li stecco fra poco. Salgo di stecco. Prima però devo prendermi le stronzate che sono qui.
Vi giuro, stavo per cadere. Mi sono visto giù con la faccia spiaccicata a terra. Con calma, calmino. Oddio, la cornacchia. Sto morto da un bel pezzo. Oh, amore. Ok, ho perso tutti i pezzi. Per la cappa, praticamente. Sentite, mutandoni. Mutandoni. Aspetta un attimo, ma questi qui li posso uccidere da qua? Senza rompermi i coglioni. Tanto non salgono, no? E nemmeno se ne accorgono, praticamente. Sì, sto facendo one shot one kill, praticamente. Non più. Merda. Come sali, eh? Mi sa che iniziano a lanciarmi mattoni, sti bastardi. Sei di merda. Dai, Stefano. Che palle. Dai, fermo. Unchia! Dove la lanci? Ma de! Guarda! Minchia, che odio quando lo manco per un soffio! Madonna! Ho fatto fine di colpi. What a genius! Sai cos'è il mitra? Faccio una raffica e vaffanculo. Vabbè, dai, però. Ne sento uno alla mia destra. Guarda come si avvia. Ah, Gesù, ecco, infatti. Lo viola. Minchia! Resistente il figlio di puttana. Ecco qua, io mi non mi ricordo assolutamente di averci mai messo. E mi culo, sali! Non mi ricordo di averci mai messo a piede qua. Proprio mai. Aspetta. No, io qua non. Non credo proprio di averci mai messo a piede. Oddio. Madonna dei monti, proteggimi. Aspetta poco, ma. No, ok, qua non si può fare altro. Fai vedere un attimo. Vediamo. Minghia. Qua la stabilità, perfetto. Qua mettiamo così, tanto l'arma silenziata già l'abbiamo. Così va bene. Facciamo un kit. Ok. Vamos. Ok, abbiamo due cretini da uccidere. Due paladini qua ci sono. Faccio vedere io lo Shalom. Ma che perché voglio vedere le loro reazioni? Tipo se gli uccido l'amico, se gli dice no, ti prego, a me non mi uccidere, sono bravo. Anzi, accendo anche la luce, mo. Perché la luce gli dava fastidio, no? Ciao. La luce. Assassino, eretico maledetto. Non riuscirai mai a spaventarmi. Questo è il mio giorno, la mia prova. Né i servi di Satana né Satana in persona potranno fermarmi. Stavo dicendo altro poi. Signor. È morto. Grazie delle vostre poche robe. Ma possiamo dividerci l'orata? Mi dispiace, figliolo, ma è arrivata la tua fine. Peccato che non posso chiamarlo, tipo. Ecco qua. Ah, ecco cosa devo fare, le munizioni. Madonna, si è messo un vento. Merda, non fa qua. Siamo il banco da lavoro. Porca troia. Come è cambiato il tempo, signore e signori. Fortuna che c'è rifugio qua. Ecco, questo era il bar, mi sa. Qua. Quello era il bar, credo. Sì, sa che era quello. Ma c'è un cazzo. Non ricordo di averli sperimentati i cambi atmosferici. Non ricordo proprio. Cazzarola.
Guardaci. Vedi, guarda, guarda, guardate una cosa, guardate. Cioè, vedete che non riesco. Guarda come lo segue il mirino. Cioè, praticamente lo sta seguendo, lo sento io che lo sta seguendo. Perché questo tecnicamente risulta vivo. Porca puttana, che schifo! Non me l'aspettavo. Che figo però. Ok, dammi tutto. Dammi tutto. Qua c'è il barista. La testa sotto. Ok, procede tutto alla grande. Sì. Ok, dove dobbiamo andare, Madonna? Mi serve un punto dove riposare. Lì non posso andare, no. Non posso ancora andare. Madonna, c'è Anna sotto la tempesta che ci aspetta i cazzi nostri praticamente. Aspetta, vado da questa parte, perché qua non l'abbiamo controllato. Questa è proprio zona nuova. Nuova, per modo di dire. Madonna, guarda le azioni, secondo me la calci in culo. Devo accendere la luce. No, è già accesa ma non si vede un cazzo. Secondo me ci becchiamo un cazzo di lampo addosso. Porca miseria, l'avete visto? Ah! Porca miseria! Ed è ben giusta la zona, sì. Devo controllare quelle altre zone lì. Ci vediamo dal prepuzio. Guarda, guarda i gamberoni. Agitatissimi per questo maltempo. Quanto è bello però sto match. Quanto cacchio è bello. Questi li avevo guardati tutti. No, non li avevo guardati tutti. Qualcuno l'ho mancato per forza. Però questo secondo me l'ho mancato. Ma qui non ci sono proprio entrato. Vediamo. Da qua non c'è un prepuzio di niente. Aspetta. Ah, ecco, grazie. Carino. Carino. Qua sono nascoste a volte le risorse. Non c'è niente. Ah, c'è un crocifisso qua. Crocifisso vivente. Questo era da cambiare, però vabbè, si può fare più avanti. Si deve fare più avanti. Questo invece. Vabbè, grazie. Però si sporcano troppo facilmente, puttana merda. Aspetta, aspetta, qua c'era. C'era il nido del gargoyle. No, non è un gargoyle, però mi viene da. Mi sembra un gargoyle. Vabbè, chiamiamolo il pipistrello troppo cresciuto. E c'era anche il pupazzo di quella cretina. Ovviamente non glielo prendo perché non me ne frega nulla. Deve ringraziare Dio che non le pianto un proiettile in testa. Aspetta, aspetta, era questa l'entrata. Sì, era questa, che poi c'erano due cretini qua. Oh, Gesù Cristo! Oh! Minchia, me li sono trovati davanti! Paxi! Ma siete matti! Oddio, oh merda, porca! Vabbè, altri? Merda! Spignalo! Oh. Madonna! C'è il nido a fianco, mi sono trovato. Quanto cazzo è figo! Oh Gesù Cristo mio! Sì, lo so, ho capito che lo sporco accumulato sterco gigante, però. Cioè. Se non ci sono banchi da lavoro, cosa faccio? Ne cago uno? Cioè, con calma. Ok, qua. Oh merda, sta roba?
L'avevo mai preso? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo affatto. Ho un libro. Questo porcato. Diario insanguinato. La bella fine. Mi ha dato attrezzatura strana. Credo che sia il contattore delle radiazioni. Cazzo di rumore è questo? Sì, comunque credo sia il contattore delle radiazioni. Ecco, vedi, passaggi così o me stuzzicano, perché dico, dove portano? Portano qualcosa di interessante? Sì, in questo caso un cadavere. Questo non l'avevo visto, ad esempio. Saltato totalmente. Vabbè, non mi ha dato nulla, però è incredibile la quantità di piccole cose che rischi di perderti se non presti un minimo di attenzione all'area circostante, però. Madonna. Aspetta poco.